Barcellona ha disposto il sequestro della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. A comunicarlo ai sindaci è stata la prefettura. Subito attivata al comune un'unità di crisi, si cerca un sito dove portare la spazzatura. L'emergenza è dietro l'angolo. L'ennesima delibera della Corte dei Conti ammonisce il comune per i ritardi nel risanamento economico dell'ente. Il gruppo Felice per Messina agita nuovamente lo spettro del dissesto e invita Corinti e i suoi a fare attenzione. Presentato questa mattina il Comitato Spontaneo Sanidea, un'idea per la salute cittadina che ha messo sul tavolo un'ipotesi di piattaforma programmatica per una rifunzionalizzazione sostenibile a costo zero del Piemonte. L'ATM prova a cambiare registro e ottiene i primi risultati, aumentati del 148% verbali a chi viene trovato senza biglietto a bordo di autobus e tram. Lotta senza quartiere alle mele marce, per mobilità e stabilizzazione si accederà solo tramite selezione. Si è interrotta ieri in casa la striscia positiva del Messina, battuta al San Filippo dal Foggia a segno con Dall'Occo. Ad inizio ripresa, nonostante la buona prova e le occasioni create, i giallorossi sono incappati nella terza sconfitta interna.